Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: periodo nero per la Royal Family britannica, assalita da una serie di problematiche di varia natura, a partire dalla salute di Carlo. Dopo tanti anni di stabilità, ottenuta soprattutto per merito della regina, attualmente a Buckingham Palace non si respira più un'aria leggera. I recenti accadimenti che hanno colpito la famiglia reale hanno creato un certo malumore che si ripercuote anche sul popolo stesso. Uno dei dubbi più grandi che in questi mesi sta attanagliando i cittadini inglesi è senza dubbio quello relativo alla successione al trono. Elisabetta II ha ormai 96 anni, un'età veneranda che purtroppo fa temere un suo possibile addio. Il sovrano non versa in buone condizioni di salute, in particolar modo dal punto di vista fisico. Con la mente ancora presente e lucida, tuttavia la sua scarsa mobilità sta tenendo in apprensione tutte le persone a lei vicine. Proprio in queste ore è arrivata anche la notizia della sua assenza in vista dell'imminente Maundy Day, ossia la tradizionale celebrazione del Giovedì Santo. La regina è stata costretta ad alzare bandiera bianca, lasciando il suo posto come rappresentanti reali a suo figlio Carlo e alla sua consorte Camilla Parker Bowles. Royal Family, adesso preoccupano anche le condizioni di Carlo. Stando a quanto riportato da svariate indiscrezioni arrivate direttamente dal Regno Unito, il principe Carlo sarebbe affetto da una grave malattia. Come accennato in precedenza, qualora certe voci venissero confermate sarebbe una tragedia vera e propria per l'intera famiglia reale. Essendo egli l'erede al trono, sarebbe un problema serio per l'intera nazione che non potrebbe contare su un sovrano forte e attento al benessere del popolo. La patologia che avrebbe contratto Carlo è il morbo d'Alzheimer, motivo per cui le sue condizioni sarebbero non idonee per permettergli di sedersi sul trono. Purtroppo si tratta infatti di una malattia per cui non esistono cure in grado di farla regredire ma, al massimo, attraverso alcune terapie è possibile soltanto rallentare l'avanzare della stessa. A rivelare questo tipo di situazione è stata proprio sua moglie Camilla, la quale si è confidata con alcune persone fidate. Stando alle sue parole, il principe Carlo avrebbe accusato dei forti vuoti di memoria, ovvero uno dei classici sintomi del terribile morbo. La notizia è stata riportata dalla rivista Globe, sulle cui pagine è apparsa la dolorosa testimonianza. Il fatto che da Buckingham Palace non siano giunte smentite ufficiali alimenta senz'altro la preoccupazione collettiva. Tuttavia al tempo stesso non si può parlare nemmeno di certezze ma, se così fosse, lo scopriremo eventualmente soltanto in futuro. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.